Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione su TSD. Sono 12 i posti messi a disposizione dalla Caritas diocesana per l'anno di servizio civile regionale che si svolgerà a partire dalla fine di settembre. I giovani saranno coinvolti, in realtà impegnate a contrastare la marginalità e la solitudine, offrendo aiuto a chi è in difficoltà per problemi economici, ma anche anziani, disabili, minori o infine cercando di dare voce a queste realtà nei mezzi di informazione diocesani. Il bando è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 29 anni. I giovani che vorranno mettersi a disposizione possono contattare la Caritas diocesana per un aiuto e un supporto nella presentazione della domanda, che deve essere fatta esclusivamente online chiamando il numero 0575 354769. Si ricorda che il termine ultimo per presentare le iscrizioni è stato prorogato a venerdì 28 giugno. Sono ancora aperte le iscrizioni ai pellegrinaggi diocesani in programma in Germania dal 17 al 23 agosto e a Lourdes dal 28 giugno al 1 luglio e dall'8 al 13 settembre. Per informazioni e iscrizioni visitare il sito internet www.pellegrinaggiarezzo.it o contattare l'ufficio pellegrinaggi ai numeri 0575 4027 234 oppure 347 6379 870. Ricordando l'iniziativa del Forum Internazionale di Azione Cattolica, Un Minuto per la Pace, e l'anniversario il prossimo 8 giugno dello storico incontro in Vaticano tra i presidenti di Israele e Palestina, Papa Francesco ha chiesto unità di intenti e preghiera per un mondo più fraterno. Il servizio. Sabato prossimo, 8 giugno, ricorrerà il quinto anniversario dell'incontro qui in Vaticano dei presidenti di Israele e Palestina con me e il Patriarca Bartolomeo. Alle ore 13 siamo invitati a dedicare un minuto per la pace, di preghiera per i credenti, di riflessione per chi non crede, tutti insieme per un mondo più fraterno. Grazie all'Azione Cattolica Internazionale che promuove questa iniziativa. Dopo il successo ottenuto con il progetto Teatro a Scuola, rivolto alle classi quarte e quinte delle scuole primarie di Fogliano della Chiana, conclusosi lo scorso 31 maggio con lo spettacolo Uscimo a rivedere le stelle, liberamente tratto dalla Divina Commedia di Dante Alighieri, Rumor Bianco torna con un progetto tutto nuovo da vivere negli spazi carichi di storia di siti archeologici di Cortona. Il primo evento, previsto domenica 16 giugno alle 18 presso il sito del Sodo di Cortona, si intitolerà Necropoli e si comporrà di uno spettacolo teatrale, una visita al sito archeologico e una degustazione di vino. La drammaturgia originale è di Matteo Bacchini con Daniele Bonaiuti, Aldo Gentileschi, Fernando Maraghini. L'ingresso è gratuito. È giunto alla fase finale l'iter per la convenzione tra Comune di Arezzo e l'Università di Siena per il telecontrollo delle aree normalmente destinate al conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini. Lo scopo è quello di fornire segnalazioni tempestive sulle situazioni di degrado dovute agli abbandoni. Lo schema di convenzione è già stato approvato dalla Giunta e attende il via libera del Consiglio di Dipartimento. L'abbandono dei rifiuti, sottolinea l'assessore Marco Sacchetti, è sempre fonte di degrado per l'ambiente e per la città, specie quelle come Arezzo che ambiscono a diventare centri a vocazione turistica. Con l'Università di Siena abbiamo così sviluppato una sinergia per mettere a punto un sistema diffuso, al momento sperimentale, in grado di contrastare il fenomeno. I dati dell'abbandono nei primi 5 mesi del 2019: abbiamo emesso 126 verbali tramite gli strumenti e le risorse a disposizione, ovvero fototrappole e ispettori ambientali, per un totale di 23.000 euro circa di sanzioni. Nell'ambito delle attività del progetto Forward si è tenuto questa mattina presso il Dipartimento di Scienze della Formazione di Arezzo il seminario del professor Enwal Abdel Resiu sul tema insegnare, studiare e fare ricerca in Palestina. Vediamo com'è andata nel servizio. Nell'ambito delle attività del progetto Forward si è tenuto presso il campus universitario del Pionta l'incontro che ha avuto per protagonista Enwal Abdel Resiu, docente di linguistica all'Università Berzei, sul tema insegnare, studiare e fare ricerca in Palestina. Il professore è in visita presso l'Università di Siena grazie a un accordo di scambio e cooperazione fra l'Ateneo Senese e le università palestinesi, finanziato dal programma europeo Erasmus, ha illustrato come l'educazione scolastica
scolastica e universitaria abbia un ruolo fondamentale nel facilitare la comprensione e il dialogo interculturale. Abbiamo messo insieme questa visita e il ciclo di seminari legati al progetto Forward, e questa mattina il collega palestinese ci ha parlato appunto del ruolo dell'educazione, degli insegnanti e degli educatori nel contesto della Palestina di oggi, che è quello di un territorio occupato, quanto è importante l'educazione, la formazione, l'istruzione per promuovere il dialogo interculturale e quindi la pace sociale e politica nel suo paese. Basically, as I said in the... È molto importante l'educazione in questo momento e c'è una grande attenzione sul ruolo che l'educazione, la scolarizzazione, l'istruzione può avere nella formazione. C'è stato un grande rinnovamento della mentalità e anche delle tecniche di educazione grazie a una serie di nuovi metodi e nuove visioni importate soprattutto dalle università occidentali. Quindi c'è stato un graduale passaggio da una concezione dell'insegnamento incentrato sul testo, sull'insegnante, eccetera, a una concezione invece dell'insegnamento come incentrata sullo studente, sui bisogni dello studente e in particolare che punti moltissimo all'inclusività degli studenti provenienti da contesti diversi, culture diverse, con livelli diversi di formazione pregressa, e quindi c'è una grande attenzione a questo e ci sono anche una serie di progetti e programmi sia ministeriali sia internazionali da parte di associazioni non governative, progetti di formazione insegnanti e anche di aggiornamento degli insegnanti palestinesi, proprio perché le tecniche, no, le visioni dell'insegnamento sia scolastico sia universitario siano il più possibile aggiornate, aperte, internazionali, in modo da riuscire a passare una cultura che sia effettivamente moderna ed efficace per gli studenti palestinesi. Quali sfide ci attendono per il futuro? Il cambiamento è sempre difficile da ottenere, il cambiamento è faticoso perché per cambiare le abitudini bisogna cambiare la mentalità, bisogna cambiare la cultura, la visione del mondo, ma la sfida principale è avere docenti e studenti che siano perfettamente integrati nel XXI secolo. La Palestina è pronta, il sistema educativo palestinese è pronto e va verso una perfetta modernizzazione, un allineamento con tutti gli altri sistemi educativi, perché nonostante tutte le difficoltà politiche, culturali, sociali, il popolo palestinese è un popolo forte, coraggioso e quindi ce la farà senz'altro. In arrivo 21 medici per la chirurgia generale dell'ASL Toscana Sud-Est per far fronte alle liste d'attesa in ambito chirurgico. Un'ulteriore soluzione che l'azienda sta predisponendo per fronteggiare questo tema così sentito dalla comunità e su cui la Regione Toscana ha canalizzato importanti investimenti. I nuovi 21 chirurghi eserciteranno le proprie funzioni all'interno del Dipartimento Chirurgia Generale Specialistica Aziendale, diretto da Paolo Pietro Bianchi. 7 di loro saranno assegnati all'area provinciale grossetana, 4 a quella senese e 10 a quella retina. Il numero complessivo di personale medico assegnato al Dipartimento di Chirurgia Generale è di 197 unità, di cui 79 sono dirigenti medici di chirurgia generale. È un'ulteriore boccata d'ossigeno a supporto dei professionisti, ha affermato il direttore Antonio D'Urso, una risposta concreta alle preoccupazioni dei cittadini. Domani, venerdì 7 giugno alle 21, presso l'Auditorium Montetini di Arezzo, l'Associazione Difesa dei Valori promuove un incontro con Don Fortunato Di Noto, pioniere nella lotta alla pedofilia e fondatore dell'associazione Meter. Tema della serata è la pedofilia online, intitolata "L'orco fugge dal social media, ora si nasconde nel deep web". Fraternità dei Laici di Arezzo al via il restauro della fontana di Piazza Grande. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto gli interventi saranno ultimati. Il servizio prenderà il via il restauro della fontana di Piazza Grande. Lo ha annunciato il primo rettore della Fraternità dei Laici, Pierluigi Rossi, questa mattina nel corso di una conferenza stampa. I lavori, che termineranno tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, sono stati resi possibili attraverso il contributo di Ubibanca per un importo che si aggira intorno ai 15.000 euro. La fonte di Piazza Grande è un simbolo per la città di Arezzo perché ha un valore anche simbolico dell'attività
della fraternità stessa, perché è un'opera di misericordia corporale, dare l'acqua agli assetati, e quindi ha un valore simbolico, ha un valore storico, perché è stata la fonte che ha dissetato la nostra città, è stata la fonte che ha consentito anche il primo impianto dell'acquedotto comunale nella seconda parte dell'Ottocento, e ha anche un valore artistico perché esprime la creatività, la genialità, la manualità della nostra comunità aretina. Cioè tutti questi valori sono all'interno dell'istituzione più autorevole e più antica della città di Arezzo, che è appunto la Fraternità dei Laici. Un altro restauro, un altro importante recupero di un arredo che fa parte della Platea Magna, la piazza più importante della città. Accadrà che il restauratore si occuperà di recuperare, sia da un punto di vista proprio di conservazione ma anche di funzionamento delle bocche d'uscita dell'acqua, e quindi di salvaguardare il bene proprio come un significativo soprattutto elemento che dal 1600 praticamente fa bella vista nella Piazza Grande di Arezzo. Bisognerà cercare di capire di concerto con naturalmente con la direzione dei lavori, con la sovrintendenza che seguirà tutto l'intervento fase per fase, come ripristinare, diciamo, la fuoriuscita dell'acqua, perché pare che in origine uscisse diversamente, quindi sgrondasse dal bacile, dalla tazza superiore, e quindi si tratterà di fare un po' di prove dopo aver naturalmente ripristinato il funzionamento delle bocchette di metallo. Nell'archivio della Fraternità dei Laici abbiamo trovato tutti i dettagli dal 1603, anno in cui venne installata la fontana, ai giorni nostri, tutte le fasi che hanno caratterizzato la creazione di questo straordinario monumento. Nel 1794 venne sostituito il bacile della fontana, e nel 1840, per mettere i nuovi cannelli per prendere acqua, venne fratturato il bacile, che risulta appunto fessurato, e soprattutto venne modificato quello che diceva prima il rettore Luca, il sistema di deflusso delle acque, che produceva un rumore molto più armonico di quello che usa adesso. Quindi, dopo che la Fraternità ha ristrutturato l'acquedotto vasariano, oggi è possibile arrivare a risistemare questo effetto straordinario che a fine restauro gli aretini potranno godere. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di sport della Val Tiberina. Torna anche quest'anno a Sansepolcro il torneo Sacro Cuore, la celebre sfida di calcetto divenuta occasione di feste e socialità per grandi e piccoli. Per il quinto anno consecutivo l'iniziativa è suggellata dal patrocinio del comune di Sansepolcro. L'evento, in programma dal 17 giugno all'8 luglio, si terrà nel campo dell'oratorio Pompeo Ghezzi, chiesa del Sacro Cuore, in via Mario Mordaci 7, un punto di ritrovo storico per gli amanti dello sport del territorio, frequentato ancora oggi da atleti amatoriali e professionisti di tutte le generazioni. Le iscrizioni al torneo sono ancora aperte. Chiunque fosse interessato può farlo entro lunedì 10 giugno chiamando il numero 338-3878-353. L'8 giugno alle 21 è in programma nella Cattedrale di Arezzo la celebrazione della Veglia di Pentecoste, che sarà presieduta da Monsignor Riccardo Fontana. Durante la messa si svolgeranno alcuni momenti importanti che riguardano il cammino del Sinodo Diocesano. Ne parliamo nel TSD Focus di stasera in compagnia di Silvia Mancini, direttore del Centro Pastorale per la Catechesi. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci. Bentrovati gentili telespettatori, nel nostro focus di oggi siamo in compagnia di Silvia Mancini, direttrice del Centro Pastorale per l'Evangelizzazione e la Catechesi della nostra diocesi. Silvia, un caro saluto, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Questo sabato alle 21 nella Cattedrale di Arezzo si svolgerà la Veglia di Pentecoste, la celebrazione sarà presieduta dal nostro vescovo Riccardo Fontana. E una celebrazione che non poteva essere in qualche modo miglior momento per celebrare anche insieme come diocesi le cresime di alcuni adulti. Ecco, Silvia, innanzitutto quanti saranno, diciamo, quali saranno, ecco, gli adulti che parteciperanno, diciamo, a questa celebrazione? Qual è l'importanza anche in qualche modo di vivere insieme questa Veglia di Pentecoste in cattedrale?
L'importanza ce l'ha detta la solennità della Pentecoste. La discesa dello Spirito Santo ha raccolto la Chiesa in unità alle origini, raccoglie sempre, continua a raccogliere la nostra comunità, arricchendola del dono di tanti adulti, un cospicuo numero di adulti, circa una trentina, che completano l'iniziazione cristiana con il sacramento della Cresima. È una ricchezza grande perché si tratta di riavviare storie, riprendere un dialogo, porsi domande ed intraprendere da adulti nella libertà adulta un cammino di fede a volte lasciato all'infanzia, alla prima comunione, all'età delle scuole elementari e che per vari motivi è rimasto sospeso. Per vari motivi della vita, non più legati in modo funzionale alla celebrazione di altri sacramenti o al svolgere il ruolo di padrino o di madrina, ma veramente per cammini belli, personali che ripartono. Alcuni di questi ho avuto la gioia di condividerli con le persone per cui so di cosa stiamo parlando. Veramente riavviano percorsi, il Signore e lo Spirito si servono di tutte le strade della vita di ciascuno e la Chiesa si arricchisce così. È un segno davvero interessante e una realtà davvero promettente per la nostra Chiesa. Ecco, qual è l'importanza anche del cammino che si deve compiere, si compie in qualche modo per avvicinarsi a un sacramento così importante nella vita di un cristiano? Non si tratta tanto di una informazione, di una formazione come informazione, ma semmai come una trasformazione. Chi chiede di essere ammesso a un sacramento come questo, come accade anche la notte di Pasqua con l'iniziazione intera degli adulti, con il battesimo, confermazione ed Eucaristia, chiede di approfondire un'amicizia, è stato toccato da una presenza, ha fatto un incontro fondante e chiede alla comunità di essere accompagnato a far diventare questo incontro vita della sua vita. Quindi non si tratta di trasmettere contenuti o nozioni, si tratta di accompagnare un incontro e poi lasciare che questo incontro sia nel modo in cui la creatività dello Spirito ha voluto che fosse. E poi in qualche modo è bello che questa celebrazione che si vive in cattedrale vive anche un altro momento significativo del nostro sinodo diocesano, dove anche la catechesi proprio è un po' al centro in qualche modo. Ecco, il sinodo diocesano anche quello è un frutto dello Spirito, è un dono dello Spirito ed è lo stesso Spirito che ne ha accompagnato lo svolgimento, ora avvia la fase attuativa. Con la consegna del libro sinodale il sinodo diventa la vita della nostra Chiesa da ora in poi, quindi sicuramente è un aspetto fondamentale. In questo senso la catechesi, la liturgia, la carità, ma tutte le dimensioni che nel sinodo sono state portate fuori prendono vita e slancio da questo nuovo impulso che è stato questo momento non solo simbolico ma realmente vissuto nella nostra Chiesa come qualcosa di fondante e importante. E sarà bello vivere in qualche modo questa comunione anche con questi fratelli che entrano a far parte della comunità, insomma, che ricevono il sacramento della Cresima, ecco. Senz'altro, con loro e con i neofiti, cioè letteralmente le nuove pianticelle, i battezzati durante la notte di Pasqua, che compiono un gesto piccolo in questa celebrazione ma molto significativo, di matrice veramente antica. Depongono la veste bianca che hanno ricevuto la notte di Pasqua nel battesimo, a dire che non sono più nuovi germogli, sono pianticelle ancora giovani ma che con la loro vita adulta prendono il posto da cristiani nella comunità e quindi entrano a pieno titolo nella comunità cristiana. Ecco, grazie davvero a Silvia Mancini per aversi introdotto meglio in questa celebrazione che vivremo insieme per la Veglia di Pentecoste di questo sabato, tutti invitati naturalmente alle 21 per vivere comunitariamente come diocesi questa celebrazione. Grazie anche ai telespettatori che ci hanno seguito da casa e buon proseguimento con i nostri programmi.